Coldplay. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 18° episodio di questa epica serie sui Pokémon per Android. Hey Monster, quel gioco a cui stiamo giocando, secondo me è il miglior gioco MMORPG multiplayer che cazzo di Pokémon ha catturato, Nicolas? Oh mio Dio, comunque miglior Pokémon, gioco Pokémon MMORPG multiplayer, davvero davvero una figata. E devo dire che la serie vi sta piacendo tanto, molti di voi mi chiedono di fare ancora più video e io mi sto attrezzando. Anzi, proprio perché mi chiedete di fare più video, mi devo scusare perché probabilmente la settimana prossima non riuscirò a far uscire i soliti video perché starò in fiera per lavoro e quindi spero, ragazzi, farò di tutto, farò il possibile, credetemi, vedo quello che riesco a fare. Comunque devo dire che qui vi state veramente dando da fare, cioè state catturando i Moltres, state catturando gli Entei, vabbè gli Entei li abbiamo catturati insieme, Kabuto, Psarticuno, questo era un altro leggendario che non mi ricordo, anzi se ve lo ricordate voi scrivetemelo nei commenti, sicuramente la Pomo me lo scriverà. Poi c'è questo è un altro big bestia, Rayon, qualcosa del genere, Porygon GG, Charizard, oh my god. E poi ci sta il mio Parasect merdoso, schifosissimo, che devo dire che forse è il caso di andarlo a sostituire, perché fa veramente cagare vedere un Parasect così di merda. Cioè c'ho tanti altri Pokémon molto più carini. E per l'appunto, l'avete visto dal titolo dell'episodio, e sì, finalmente. Cosa è sta cosa? Ah, finalmente sono riuscito ad avere il mio primo Pokémon Shiny. Vi faccio vedere subito che Pokémon è. Ed eccolo qua, ragazzi, il mio piccolo Chimchar. Potrei chiamare Mami de Mucciaccia, ma non mi sembra il caso. Ma guardate quanto è ten! Perché c'è uno che si chiama culo? Oh mio Dio, gli epic fail. E poi ragazzi, devo dire che stanno uscendo dei Pokémon. Che cazzo di Pokémon è questo? Hancock, vabbè, quello che si chiama culo, questo si chiama Hancock, cioè i... vabbè, sto video sta diventando un po' porno. Ma va bene. E Chimchar non lo conosco onestamente come Pokémon, però effettivamente fa sempre gola avere uno Shiny. E gli Shiny su... e i Monster sono più forti dei Pokémon normali, quindi effettivamente è molto utile. Inoltre questo è un Pokémon di tipo Psychic, Psychic, e quindi utile. Ora vi faccio vedere un po' di statistiche. Allora, Velius, allora, sta molto molto forte in Special Attack e Attacco. In base alle mosse che ha, che attualmente fanno cagare, per cui io un attimo blocco il training. Tu mi impari Cimeco. Ah, sì, giusto, è lui. Vediamo, Takedown, Astonish, no, toglimi Growl, grazie. Uproar. Oh! Oh, figa! Attacks in an uproar for 3 turns, over the time no one call... interessante, potrebbe essere utile. Sì, al posto di Wrap. Minchia ragazzi, sembra veramente potente. Yawn, che cosa fai, ti svegli? Let's lose a huge Yawn that lose falling asleep on the next two. Ah, praticamente fa uno sbadiglio. Stupido io che non ci ho pensato. Yeah. E dovrebbe far addormentare il Pokémon nel prossimo turno. Che cosa gli posso togliere? Allora, c'ho questo che mi blocca per 3 turni. Questa è una mossa di tipo normale. E che mi potrebbe essere utile. Questa è una mossa di tipo Ghost. Però può far flinch, significa tentennare, ragazzi, col 30% di chance, quindi non la toglierei anche se c'ha 30 di danno. Però è una mossa di tipo ghost e le mosse di tipo ghost sono veramente powa. Sono veramente indeciso. A psychic attack that may cause confused foe. Questo può confondere ed è un attacco di tipo psico. Devo dire ragazzi che questo shiny con special attack e attacco normale io non lo farei, cioè non gli metterei Yawn, perché appunto, cioè questo è un Pokémon da distruzione di massa, cioè guardate le mosse che sta tirando fuori. No, non ti voglio, forget. Select move, questa voglio cancellare, quella. Ah basta, non ne ha più. Livello 29, ok.
Ah, questi sono arrivati al mare. Oh, Kamerupt di grado A e Clefable di grado A sono arrivati al livello 32. Interessante. Va bene, quindi c'ho il mio Shiny Chimchecko. Io andrei a provarlo subito andando avanti nelle route e vedere che soddisfazioni ci può dare. Allora, devo essere sincero, ci sono due zone nella mappa che ho lasciato indietro. Vedete, questa qua grigia e quest'altra grigia. E esattamente non so come arrivarci. Forse andando da dentro a Diglett Cave, potrebbe essere. E da qui invece, penso da qui, dalla route 8. Sì, perché è montagnosa anche la route 9. Quindi io andrei a scoprire come sbloccare queste nuove zone. Partiamo dalla Diglett Cave. Ok, ci troviamo contro il primo Dugtrio, Chimchar, Chimeko, scusate, perché Chimchar? Chimeko, fagli tanto male, fagli un takedown proprio a distruggergli l'endrame, si dice a Bari, ragazzi, l'endrame li devi distruggere. Vediamo se li fai male. Ah, benissimo, una vera chiavica. E proviamo Astonish, dai, sarai un Pokémon forte, porca di quella paletta. Non penso che... Oh, insomma... Pensavo molto, ma vediamo Confusion, dai, è una mossa di tipo confusivo, non puoi saltarla, vabbè che non ti ho neanche potenziato un attimino, però, Confusion, oh GG, tu sì che mi piaci quando fai queste cose. Io sono nella Diglett Cave e devo essere sincero, non mi ricordo di averla completata con tutti gli allenatori, però non ci avrei fatto andare avanti nella quest se non l'avessi fatto, quindi sicuramente l'ho fatto e voglio arrivare alla fine perché ci dovrebbe sbloccare l'altra route che non abbiamo trovato. Vediamo se con Confusion... No, pensavo che Confusion andasse oltre la piccola buchetta che si scava il Diglett di turno. Solo che devo dire che sei abbastanza squishy, Chimeko, cioè ti fa un parecchio male, eh. Pensavo resistessi un attimo di... Oh, Pokéball, vediamo che cosa mi dai. Coin bag, ho trovato il portafoglio di qualcuno, non andrò mai dalla polizia a restituirlo, sappiatelo. Ragazzi, devo essere sincero, non avevo notato, ma è assolutamente importante, ha anche la speed, che non è proprio male, è al 50% del valore massimo, perché il valore massimo è 32. E non male, HP fanno un po' cagare, però la speed di questo Chimeko non è proprio male. Poi confermatemi nei commenti se sto dicendo minchiate, soprattutto mi riferisco ai super esperti tipo Jackton, che di solito mi... Cioè, non avvallano assolutamente niente di quello che dico io, perché tendenzialmente non so cazzo e loro sanno tre volte di più di quello che so io. Ma va bene così, insomma, io vado a sbloccare qui la prossima route, cercando di non fare figure di merda, grazie. Allora, attenzione, parliamone perché tu mi interessi. Oh, scommettete che Astonish lo massacra? Ah, no, meno male. Oh, Flinched, GG. Allora, Chimeko ci serve a questo Pokémon. È di grado C, non fa niente quale sia il suo grado, ma il Mach selvatico ci serve. Quindi non gli faccia troppo male, signor Chimeko. Non gli faccia un... Però cazzo quanto lo stai facendo tentennare, ma sei un pro di quelli proprio provetti, quelli che si mettono in laboratorio. Ok, ora c'ho la paura. C'ho la paura bruttissima. Dannazione. Ah, però posso utilizzare Pikachu per stunnarlo. Sì. Allora, mettiamo il Pikachu selvatico. Mach non dovrebbe avere mosse di autodistruzione, si suppone. Ok, sì, c'ha un piccolo pound di merda. Thunder Wave, mi paralizzi, signor Mach, grazie. Ok, paralizzato. Andiamo alla cattura di Mach. Incredibile, amici! Alla prima Pokéball ho catturato il Mach selvatico! GG! Scrivetemi nei commenti come allenarlo, perché so che qualcuno di voi è abbastanza stronzetto con Mach. Da quello che ricordo, bisognerebbe potenziarlo con riduttore, con veleno, perché è un Pokémon che deve essere molto resistente, ma deve anche rompere il cazzo. Vediamo un po' HP, se attacca, non si può vedere. Da quella schermata dovremmo vederlo dall'interno per capire effettivamente i suoi IV quanti sono. Quindi andiamo qui dentro e vediamo il Mach. Dove minchia stai? Eccolo qua. C'ho pure il Koffing, belli. No, però Mach è meglio. Allora, Velius, fa veramente cagare sto Mach.
cioè c'ha HP 28 e Speed 31. Però è resistente. Ed è veloce. Quindi potrebbe essere... Sì, la velocità dovrebbe... Dovrebbe essere delle buone statistiche per un Mac. Confermatemelo sempre nei commenti. Perché la strategia di Mac è proprio quella di cercare di missare qualsiasi tipo di attacco grazie al riduttore, avvelenare l'avversario e li stecchisci tutti. Però deve anche resistere, quindi HP 28 è buono. La difesa mi fa un po' cagare, ma va bene. Oh ragazzi, mi sento terribilmente un deficiente, perché ho continuato a chiamare Mac quello che non è Mac, perché quello era Grimer. Oh mio Dio, vi prego, non scrivetelo nei commenti che sono un deficiente, vi prego. Ok ragazzi, da qui dentro non sembro poter andare da nessuna parte, eccetto che... Oh ciao Slugma. Eccetto che c'è una cosa fondamentale. Ora, mentre sto registrando, sono le 13. In quest'area posso trovare lo Shiny Kakuna tra le 13 e le 15, perché è tra le 20 e le 22. Vi faccio vedere subito. Allora, Regional Pokédex, guardate un po', Shiny Kakuna. Tra le 20 e le 22, se fate meno 7, significa tra le 13 e tra le 15, quindi tra l'una e le 3 di giorno. Oh mio Dio, quindi io quasi quasi io mi fermo qui dentro. Sono addirittura tentato di usare gli incensi. Magari cerco dei Pokémon prima, così se non trovo proprio una bene amata ceppa inizio ad usarmi gli incensi e vediamo cosa succede. Allora, trasformiamo questo video in un nuovo video e faccio la minchiata, vado di incensi. Quindi però mi metto come primo Pokémon, mettiamo Pikachu, ok, vado di incensi e effettivamente voglio riuscire a prendere il nostro Kakuna Matata Timone Pumpa. Vediamo un po' se riesco a portarvi questo video, quindi sulla cattura dei Pokémon Shiny. Ok, però visto che ci sto, mi catturo anche i Teddy Ursa selvatici che trovo, almeno completo la zona. Teddy Ursa è dei nostri, ci rimane Mac per completare la zona e andiamo per la cattura di Kakuna Shiny. Eccolo! Eccolo! L'ho trovato! Ho trovato Shiny Kakuna! Ma vieni, ma quanto ci godo! Ho utilizzato 10 incensi gialli e un incenso azzurro. Pronti? Signori, sono l'uomo più felice del mondo! Sto catturando uno Shiny Kakuna! Oh mio Dio! Vieni qua, bello Shiny! Vieni, bello Shiny! Ok, signor Shiny, allora lei si faccia da parte che io la paralizzo un attimino. Ok, a posto. Quindi lei sta... È preso! Cazzo, preso, ragazzi. Non voglio cantare vittoria troppo velocemente. Allora, venga qui. Lei mi è molto interessante. Oh, mi verrebbe da fare la scimmia nuda che balla, ragazzi. Oh, mio Dio. Vai, che cazzo. È un po' tostino da buttare giù, Ok, allora il Pokémon è paralizzato con un HP e ora andiamo di Great Ball per cercare di catturarlo. Incredibile, è stato più semplice trovare il Kakuna Shiny che non Mac. Però Mac lo potremmo ottenere facendo evolvere Grimer, quindi... Madonna mia, l'ho preso al primo colpo! Oh mio Dio, c'ho il Kakuna Shiny. Voglio vedere che cazzo di statistiche c'ha e ti prego fai che siano buone. Basta, non voglio... No, basta. Sì, no, cancel, non c'è Mac qua. No, cazzo me ne frega, via, cancel, basta, ho fatto. Via! Ok, allora. Vieni qua, bello de zio, dove stai? Dove stai che ti devo allenare subito? Ti metto... Oh mio Dio, ma quanto sei... Cioè, non è che sia molto molto bello, non prendiamoci per il culo. Attack e Speed molto molto alti. Ragazzi, scrivetemi, fatemi sapere anche in questo caso nei commenti. Vediamo per l'evoluzione che cosa serve. Servono tre pietre... Che cazzo di pietre sono? Tre pietre bug. Ok, le posso procurare perché ho tutte le casse per farmi le pietre. Ma guardate, diventa un Beedrill Shiny. Oh, che bello, tenerino. Ok, scrivetemi voi nei commenti innanzitutto com'era
quel Grimer, innanzitutto com'è questo Kakuna Shiny e se secondo voi, se vale la pena per voi evolverlo in un Beedrill e trasformarlo in un Pokémon Shiny meraviglioso, poi magari lo brecchiamo anche, va? Detto questo, io vi ringrazio di aver visto questo video, lasciate un like, commentate, condividete se per sostenere la serie e se vi è piaciuto il video. Se siete arrivati fin qui scrivete nei commenti hashtag non c'entra un cazzo, lo so, ma scrivete hashtag la scimmia nuda balla, la scimmia nuda balla, hashtag la scimmia nuda balla, in onore di tutte le minchiate che ho detto riguardo a Occidentali Skarma durante questo video. Detto questo, vi ringrazio per la visione, grazie a tutti per essere arrivati fin qui, un saluto Sharksian a tutti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!